E benvenuti in questo nuovo video. Stranamente non sto facendo un video riguardante il mondo Apple, ma come un gentile followers di YouTube mi ha scritto su Facebook, voleva che facessi un video di The Sims 4. Chi mi segue su Facebook sa che io sono stato uno dei primi ad acquistarlo ieri mattina, perché sono un amante di questa saga. Insieme adesso vediamo le novità rispetto alla vecchia versione e basta. Ciao, facciamo una nuova unità familiare premendo il bottone qui in basso. Mamma mia che grasso, ma la dieta non lo sai cos'è. E con questo nuovo editor possiamo, come vedete è molto diverso e possiamo modificare meglio tutte le parti del corpo, sia dal naso alla pancia alle gambe. Come vediamo possiamo allargare direttamente qua il bacino. Lo voglio fare abbastanza magro, quindi gli faccio le gambe così. Poi gli facciamo la barba blu, come è la fiaba, bella. Poi i capelli blu ovviamente, la barba azzurra. Gli togliamo il cappello, che a me non piace, nel senso, una persona col cappello sì, bene, però come si fa a togliere il cappello? Beh. Senza testa. No, prova a farlo direttamente da qua, capelli. No, com'è che si fa a togliere il cappello? Cappello. Oh ragazzi, ma come? Come faccio a toglierlo? Ah, rimuovi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Cambiamo i capelli, che così non mi piacciono. Così, no, dai, così. Dai, va bene così. Poi andiamo qui giù e facciamo trucco. No, dai, non trucchiamo il nostro personaggio, il viso. Va benissimo così, magari un po' più scura la carnagione. Sì, poi andiamo qui. E vabbè, non mi piace tanto la maglietta, quindi la cambiamo. E mettiamo questa qua. Oh, che bello. I pantaloni li mettiamo beh dai, li mettiamo dei pantaloncini per il costume. No, questo qua sono dei jeans, dai, mettiamo il costume. Benissimo così. Però sta barba qua non è che mi piace tanto. Gliela mettiamo così? Sì, dai. O così. No. Anzi, così, ma li cambiamo. Il mento glielo facciamo meno sporgente. No, ancora più sporgente glielo sto facendo. Possiamo cambiarlo direttamente da qui. Devo stringere un po' queste guanciotte. Bene, sì, dai. Oh. Cioè, stringiamola. Vediamo. Così va bene il naso. Lo possiamo curvare direttamente da qua. Io glielo faccio non troppo a punta, però un naso normale, diciamo. Bene, il nostro sim è pronto. Non è tanto normale il naso, però fa niente. Ci piacciono le cose strane. Va bene, dai. Il nostro sim è pronto. Ora facciamo, scegliamo i tratti di questo sim, che sono allegro, attivo, buffo. Infatti sono molto diversi rispetto a quelli dell'altra versione. Io farei genio, se magari però lo vediamo così e lo giriamo, ecco, quindi genio l'abbiamo scelto, va bene, ok. Poi facciamo hobby, dai, vabbè, smanettone facciamo. E poi dopo, come stile di vita, possiamo fare l'aria aperta, ambizioso, folle, ghiottone, no, ordinato, snob, com'è? No. Vabbè, facciamo sociale, amicone, va bene. Come possiamo vedere qui, i tratti sono 3, a differenza dei 5 che erano nella versione vecchia, ovvero in The Sims 3. Poi come aspirazione facciamo amore, no, atletica, cibo, ricchezza, no,
Ricchezza? No. Famiglia? Conoscenza? Cos'è? Ah, dai, magari il computer, benissimo. Come piace a noi. Va bene. Ah, no, dobbiamo prima scegliere il nome, che lo chiamiamo Jonathan. John, facciamo. John Brown. John Brown, benissimo, bel nome, gioca. Oh, guardate, sì, dai, bello. Va bene, salva e gioca. Attendiamo che carichi l'editor delle case, ovvero dove possiamo scegliere in che casa abitare. No, non voglio convivere con queste persone. Una casetta. Sì. Come possiamo vedere, ci sono due città, Willow Creek e Ozzy Spring. A me piacciono entrambi, questa qua è una città più da mare, non tanto da mare, però più esotica, con un laghetto qua. Non lo so, vediamo la casa più bella, poi. No, no, non vivo con nessuno. Andiamo qua in Willow Creek. Perché poi sono tutti questi tutorial. Guardiamo questa qua che mi piace, poi ammobilata e non ammobilata, sì, ammobilata con i mobili. Acquistiamo il lotto e siamo pronti per giocare. Attendiamo che carichi la nostra futura casa, o meglio la nostra casa. E basta. È abbastanza veloce. Quasi finito. Ecco, ha finito ora, tra fuori dei parapetti. Ho sbagliato, non era veloce, è un po' lento però. Eccoli qua, dai, dai che sei pronto. Eccoci qua, siamo pronti. E vai. Vediamo com'è la nostra casa. Possiamo muoverci in avanti sia con la W e indietro con la S, un po' come in Minecraft. E possiamo andare anche con le freccette direzionali, quelle che ci sono sotto la tastiera. Adesso, vabbè, dove siamo andati? Diminuiamo un po' la visuale, la facciamo diventare più piccola e togliamo i muri, o meglio, facciamo che non li vediamo i muri. Così, benissimo. Poi, vabbè, è ora di trovare un lavoro. Ci sono tantissimi nuovi lavori. Scegliamo il migliore e vediamoli. Cerco il lavoro. Smettiamo di leggere il libro sul letto, dai, vabbè. Velocità super. Eccoci qua. Sta chiamando per il lavoro. Quanti nuovi lavori? Agente segreto, guru tecnologico, che sarà il suo lavoro. Poi criminale, che c'era anche in The Sims 3. Intrattenitore non c'era. Cuoco non c'era, se non sbaglio. No, c'era. Scusate, poi scrittore c'era, pittore c'era. Vabbè, quelli nuovi sono astronauta, intrattenitore e guru tecnologico, inoltre anche agente segreto. Io gli faccio fare guru tecnologico anche perché guadagna 31 simoleon all'ora, è quello che guadagna più di tutti, poi è il lavoro che mi sembra adatto per lui. Benissimo, ok. John, aspetta, John lavora come assistente tramite chat presso Tecnosoft. Bene, inizierà mercoledì alle 10, oggi è martedì, domani inizia. E vai, intanto cosa facciamo? Vabbè, andiamo a socializzare con qualcuno perché andare a stare qui in casa da solo. Beh, vediamo se c'è qualcuno qui in giro. Ecco qua, dai. Mettiamo in pausa. Giriamo un po' qua con la visuale. Perché poi non riesco più a trovare il pulsante, quello che dice che ti fa andare in città. E quindi non so. No, vabbè, no, no, non mi piace sta persona. Cerchiamo un po' più ancora dove possiamo andare. Questo qua chi è? Zoomiamo un po'. Uomo? No, vabbè. Molto più bello lo scenario con il laghetto, proprio una bella cittadina. Non so, ah, aspetta, che qua c'è tanta gente che così. Ok,
Qualche amico ce lo facciamo. Vediamo chi c'è. Una nonnina. Meniamo la nonnina. No, povera nonna. Socializziamo con sta tipa qua, dai. Presentazione amichevole, dai. E corriamo. Dove è andato? Ah sì, e sta tipa qua capisce subito che deve andare a parlare con lui e quindi non si muove da lì. Chissà perché. Attendiamo che arrivi, eccolo qua, il nostro amico John. Spostiamo un po' la visuale così ci vediamo un po' qua. Eccoci qua, in mezzo a sti due che parlano. John e Serena non si conoscono ancora e Serena è felice. Come vediamo ci sono questi nuovi sentimenti, felice qua, è soddisfatto il tipo. Eccoci qua, parliamo un po' con lei e facciamo... Rivela l'invenzione brillante visto che lui è al tratto genio. Oh, sì, ah, Spettegolo, che vabbè, mi sembra un po'. Impara a conoscere, va bene, poi racconta una barzelletta, chiede la sua giornata. Già una troppa azione in coda, attendiamo che le finisca, vabbè, facciamo andare un po' veloci. Parlate. La nuova invenzione di John, vediamolo. Impara a conoscere, facciamo. Lo swing ex work, ho capito tutto. Poi vabbè, conversazione profonda così parlano un po'. Raccontano storie coinvolgente. Entusiasmati per il nuovo spettacolo. Aspetta, vediamo. Oh, Florby. E vai, facciamo, discuti degli interessi. Dai, facciamo diventare buoni amici. Chissà quanti anni ha sta qua. Amichevole. Altre scelte. Racconta una storia coinvolgente ancora. No, niente tempo assieme, niente tempo assieme. Niente tempo assieme. Ti ho detto niente tempo assieme, cavolo. No. Passeranno del tempo assieme. Rallegra, complimento sincero. Era qua, dov'è? Eccolo qua. Poi, va bene, posso stare assieme un po'. E vai, possono parlare. Sono le 16:17, possono parlare. Io ho già fatto 13 minuti di video, mamma mia. Ci abbracciamo. Sai quanti anni avrà sta qua? Fai un'imitazione. Ma come? Perché gli avevamo appena chiesto di passare un po' del tempo assieme. Vabbè, noi adesso la chiamiamo e la facciamo venire qua. Dov'è? Sono al telefono, gioca una partita, pianifica un evento, trasferisci, chiama. Non c'è, chiama un sim. Chiama un servizio, come no? Ah, prova ad andare qua. Ah no, ma è ancora a parlare con Serena il tipo. Dov'è? Dov'è John? Vabbè, facciamo andare a casa che poi dopo la chiamiamo. Eccolo, sarà qua lui. Andiamo qui a casa. Facciamola chiamare così. La chiacchiera con. Chiacchiera con, dai, chiacchieriamo con Serena, che ci è scappata dalle mani e quindi invita, viaggia, trasferisci. Aumenta un po' la visuale così vediamo cosa fa il nostro sim. Ecco, sta chiamando Serena, che è la tipa che abbiamo incontrato prima. Telefono, disattiva, lascia il lavoro, chiama, trasferisciti. Non c'è in vita. Vabbè, questo qua che bisogni deve fare? Felice, energia, un po' fame, vediamo, diamogli del cibo. Fai un pasto veloce, yogurt.
Bene ragazzi, abbiamo raggiunto i 15 minuti, quindi spero. Ah, ecco, è arrivata anche lei. Vabbè, continueremo nel prossimo episodio se vi è piaciuto questo qua. Fatemelo sapere se vi è piaciuto con un commento, con un messaggio di Facebook, Twitter, tutti i link li trovate nella descrizione. Inoltre anche un profilo Ask che vi lascerò in descrizione. Fatemi sapere, come ho detto, se vi è piaciuto. Grazie per la visione. Ciao a tutti!